Stasera siamo qui per vedere due miei nuovi acquisti, due prodotti che mi servono per fare i video per voi su YouTube. Ho preso uno stabilizzatore e uno meccanico e l'altro manuale. Uno stabilizzatore della Newer acquistato su Amazon, mentre uno stabilizzatore della Fevitec acquistato da MediaWorld. Scusatemi. Questo qui è lo stabilizzatore meccanico della Fevitec acquistato da MediaWorld, mentre questo qui è lo stabilizzatore di quello manuale. Andiamo a vedere nel dettaglio, acquistato online su Amazon. Io vi farò vedere l'utilizzo con una banalissima ma buonissima Canon EOS 600D, in modo tale che possiamo vedere come funziona. Allora, andiamo prima ad aprire il Fevitec A1000, stabilizzatore a tre assi con un gimbal eccezionale. Credo anche migliore di quello della DJI, che non mi abbiano non si arrabbiano come quello della DJI, soltanto che la Fevitec ha fatto il gimbal prima della DJI, specialmente questi qui a tre assi. Allora, non l'ho ancora aperto, andiamo a aprire insieme e andiamo a vedere cosa contiene l'imballo. Bella valigettina tipo 24 ore. L'apriamo un attimino insieme. Ok, apriamo lo scrigno insieme e guardiamo all'interno cosa troviamo. Allora, tutto ben ordinato, abbiamo batterie, altre batterie, sono delle batterie da 2200 mAh 3,7 volt. Belline. Qui abbiamo il gimbal in sé per sé. Scusate se lo tiro fuori così. Scusate anche il gioco di parole. Allora, qui abbiamo il gimbal. Qui abbiamo anche un mini cavalletto. Abbiamo un caricabatterie e abbiamo la parte che si collega sotto il gimbal. Quindi andiamo a prendere, penso, due batterie. Facciamo un attimo questo di qua. Andiamo a vedere che si apre. Si inseriscono le due batterie, una di qua e l'altra di qua. Si richiude il tutto. È un buon materiale, si può vedere che è di alluminio. Guardiamo un attimino qui. Ok, qui ho un connettore, non so se riuscite a vedere. Si inserisce, penso dritto così, e si va ad avvitare. Eccoci qui. Allora, adesso abbiamo montato il gimbal, come potete vedere. Posso anche provare ad accenderlo così. Ovviamente si incavola perché non sente peso e quindi prema. Spegniamolo prima che facciamo danni. No, no, si è già stabilizzato con il peso suo di nulla. Che lo spegniamo. Eccomi qui. Allora, ho fissato alla bene meglio la mia reflex. Non l'ho neanche ancora regolata né accesa. Noto che l'ho messa al contrario, mi sa. Sì. L'ho messa al contrario, arrivo subito. Ok, sono riuscito a montarlo anche a dritto. Non è tanto semplice, ma basta seguire le istruzioni. Adesso è spento, l'ho regolato più o meno la bene meglio. Lo vado solo ad accendere. E si può vedere come la videocamera venga stabilizzata. Potete osservare. Qui posso anche impostare dei movimenti. Vedete come ha dei movimenti
neanche tanto bruschi e sto accelerando al massimo, posso anche andare un po' più lento, più veloce. Poi abbiamo anche altri pulsanti. Allora, forse questo qui davanti. Qui davanti. Che se in qualsiasi posizione siamo, faccio un doppio clic in questo pulsante davanti e ritorno alla posizione frontale. Here we go. Pulsanti qui, dovrebbe avere forse anche il Bluetooth per collegarlo, perché c'è il pulsante di scatto. Accensione, movimento destra, sinistra. Qui ha un altro attacco a vite, forse per il microfono esterno. Qui è ancora da fissare prima che la butto per terra. Sì, bisogna regolarla ancora tutta. Mi diverto come un bambino, sono le cose che piacciono a me. Poi c'è anche la particolarità di alluminio qua davanti, molto molto bella, molto 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 bella.